Ciao Stefano. Ciao Augusto, ciao Dario. Ciao buongiorno. Stefano, buongiorno. Ciao. Roma-Parma, quello che ne consegue, a te il pensiero, Stefano, per questa partita. Beh, insomma, chiedevamo alla Roma di fare il suo fino in fondo, adesso vediamo, i conti li faremo alla fine, quando sarà possibile, non bisognerà aspettare del resto metà maggio per capire come andrà a finire, insomma, o forse sì, speriamo, può darsi pure che, chi lo sa, la Roma poteva puntare al secondo posto con le sue forze, l'ho fatto, lo sta facendo, ha praticamente concluso o quasi la sua missione. Per il resto non dipende soltanto da Roma, per quello che è dipeso da Roma, ieri abbiamo visto un'altra volta una squadra fantastica, vi sentivo prima, l'inizio di ieri è stato l'inizio che abbiamo visto produrre anche domenica, la stessa ferocia, la stessa voglia di far capire all'avversario che non ce n'è per nessuno in questo momento, francamente la squadra è persino imbarazzante nella produzione offensiva, ha sacrificato qualcosa in quella difensiva, intanto perché mancano elementi fondamentali, oltre a Strootman, purtroppo l'abbiamo perso ancora per chissà quanto, e ieri non c'era manco una Ingolan, quindi era inevitabile che puntare sulla qualità, e questa bravissimo è scelta, Stefano, proprio studiata era secondo la me scelta di Garzetto, la studiata, chi se ne frega del record della difesa, pensiamo a far gol, perché davanti, rischiando qualcosa, però produciamo come in questo momento nessuna squadra. Ieri Lucarelli ha detto con grande chiarezza alla fine, no? Cioè, la Juve dà una sensazione di maggiore muscolarità, di maggiore compattezza di squadra, dice, cioè, questa gioca meglio, insomma, come è la squadra che produce il calcio più interessante, quindi è una cosa assolutamente studiata, era studiato, io devo farti, ecco, tu mi hai fatto i complimenti, li faccio a te Dario, lo dicevo anche ieri nell'intervento dopo la partita con Nisi, perché all'inizio noi siamo fantastici, perché abbiamo stabilito che il Parma fosse cotto, fosse una squadra finita, quando in realtà le ultime due partite le ha perse con enorme casualità, non meritava di perdere con la Juventus, dove ha regalato due meravigliose quaglie il portiere Mirante a Tevez, non meritava probabilmente di perdere, cioè comunque ha avuto occasioni per non perdere la partita con la Lazio, anzi per vincerla, quindi sto calo era assolutamente tutto da verificare, poteva essere più mentale che fisico, e ieri in effetti il Parma se l'è giocata, tra l'altro Donadoni ha fatto una scelta di un coraggio che io non gli riconoscevo, nel senso che capendo che tanto se si chiudeva in qualche modo la partita l'avrebbe persa perché non c'era difensori, ha provato a giocarsela a viso aperto, dice facciamo un cazzotto io, un cazzotto te, vediamo chi resta in piedi, sì. È rimasta ovviamente in piedi la squadra più forte, ma insomma onore a chi viene a giocare qui, perché abbiamo visto altri profeti del bel calcio, uno è il signor Ventura, viene qui e fa un catenaccio e quasi offendersi alla fine quando qualcuno gli ha detto che il Torino aveva aspettato la Roma, il Parma non ha aspettato nessuno, ha provato a fare la sua partita, l'ha persa, però onore a chi viene qui a giocarsela a viso aperto, tanto poi in un modo o nell'altro con questa Roma finisce quasi sempre allo stesso modo. Tra l'altro con quel po' di assenze, perché Cassano negli ultimi due mesi è stato veramente l'uomo in più, senza sì. Paletta, con giocatori che mancavano, e la Roma però l'ha preparata proprio così, ed è scesa in campo, so se tu condivida o meno Stefano, con un atteggiamento, con una foga, con un furore agonistico che forse fatichiamo ad abbinare a una squadra, ad associare ad una squadra che volesse soltanto mantenere e consolidare il secondo posto, perché non lo so, era quasi un sacro furore ieri. Sì, no, l'ho vista, è impressionante, una squadra che ha assoluta consapevolezza ormai dei suoi mezzi, che riesce a gestirsi, ecco, ripeto, anche quando sa perfettamente che la tenuta difensiva che l'ha caratterizzata per una lunga serie di partite ormai l'ha oggettivamente persa per un fatto di stanchezza, per un fatto di assenza importanti di giocatori. E poi ripeto, ieri nella fattispecie non era pensabile di chiedere lo stesso rendimento di filtro a un centrocampo che era composto da due giocatori di piede, e di piede straordinario devo dire, perché Taddei ha restituito a un ruolo che magari gli consente di inciuchirsi un po' meno nelle rincorse, tira fuori tutta la tecnica individuale che ha sempre avuto, e De Rossi, l'unico interditore era lui, quindi era inevitabile puntare sulla qualità, puntare sul gioco offensivo, anche rischiando, perché poi davanti la squadra è sbilanciatissima, cioè non c'è un solo attaccante, a parte Gervinho che ci prova così tanto per provarci, non c'è un solo attaccante in grado di garantire sostanza nei ripiegamenti, cioè Totti e Destro possono essere utili su un calcio piazzato che subisci, ma non hanno certo la capacità di andare, e neanche gli può essere chiesto di andare a inseguire l'avversario per far pressing, per cui squadra sbilanciatissima ma in grado di produrre una quantità di azioni spaventose. Ieri sarà spaventosa, se pensiamo già alla conclusione di Maicon, le conclusioni di Destro, le occasioni mancate, insomma alcune sul filo del fuorigioco, io non so se quello che il gol che si mangia Destro col piattone, non so se ci fosse stata già una sbandierata del guardaline, perché era in fuorigioco l'autore del cross,
Non lo so, francamente, dalla visione si è visto chiaramente. Però insomma la produzione è stata micidiale, proprio questa capacità di colpire un'altra volta, di ricolpire praticamente all'inizio del secondo tempo, chiudendo di fatto il match, insomma, col gol di Pjanic. È una squadra pazzesca. Tu, come noi, Stefano, prima di questa partita, pur ipotizzando che la Roma potesse vincerla, dicevi no, non penso al primo posto. Però l'impatto visivo con la classifica dopo Roma-Parma ti cambia qualcosa? Ma io una cosa oggi penso che si possa dire, la faccia anche di tanti juventini che ci ascoltano, che con gli arbitraggi che ha avuto la Juventus le posizioni oggi sarebbero invertite. Adesso non so se la Juve sarebbe dietro di 8 punti, ma sicuramente non era prima. I distacchi non sarebbero stati questi. Certo, adesso fa effetto, perché se pensiamo che erano 14, l'effetto visivo che cambia. Erano 14, anche se c'era appunto questa partita da recuperare, ma abbiamo visto insomma quanto fosse giusto non considerarla già vinta, perché sembrava che fosse la Roma la vincesse a tavolino. In realtà la partita la Roma ha dovuto giocarla, e adesso subito c'era un'altra micidiale che l'aspetta. Sono veri tanti discorsi che abbiamo fatto in questi mesi. La Roma probabilmente di slancio avrebbe vinto la partita col Parma se non ci fosse stata la pioggia di mezzo. Ieri è stata impressionante il modo in cui l'ha affrontata. Forse aveva pure paura che quegli 8 minuti che Garcia in qualche modo aveva detto di rimpiangere, no? Perché in effetti non si poteva cominciare con la partita, solo De Marco poteva avere l'idea di cominciare in quelle condizioni, quegli 8 minuti. Complimenti anche ieri, perché è stato veramente un bel arbitraggio. Ieri ha fatto delle cose dalle scatole a fine stagione. Deve essere onesto, anche dall'altra parte ho visto un paio di... Sì, ha sbagliato da parte. Ma c'è quell'iniziativa incredibile, insomma, incredibilmente così, è restituito al calcio romanista Ljajic, con un'entrata pazzesca. Ci ha fatto un ingresso ieri, fa un'azione veramente da fenomeno, quale sarebbe sempre se ci avesse una testa... in mezzo alle spalle, così non c'è, cioè, inutilmente, insomma, un accessorio che spesso non, evidentemente non gli funziona, e finisce con un tocco per Pjanic, c'è un fallo nettissimo lì nell'area, noi becchiamo un contropiede che poi di lì a poco genererà un gol, che è una cosa che lì ti viene, io, ecco, è uno dei motivi in cui non avrei mai potuto fare ciò che un professionista, sì. Perché inseguo l'arbitro, lo prendo a calci nel sedere finché non muore, insomma, ecco, non, perché sono le cose che non, io capisco la casualità, ma che tu stai a un metro, c'è sta un fallo e mi fai via il contropiede, no, è una cosa che proprio non si può solamente sopportare. Quindi sì, adesso la sensazione è magica, perché ci verranno probabilmente dei rimpianti, perché probabilmente anche noi potevamo in qualche occasione fa un po' di più, però è pur vero che i campionati, siccome si dice sempre che gli aiuti non servono a quelli forti, in realtà servono, e come, perché sono quelli che alla fine determinano i risultati, perché poi legittimamente tutti si stancano, tutti cominciano a perdere smalto. Guardate in che condizioni stanno i giocatori chiave della Juventus, io dico sempre che lo specchio è Vidal, in che condizioni fisiche sta, perché anche lui è un essere umano, e adesso ovviamente però c'hai la possibilità di gestire anche il tanto che ti è stato regalato, per cui sì, qualche rimpianto ovviamente alla fine ci sarà. Cosa resta, sì. Quindi fa impazzire l'allenatore, questo che è un allenatore straordinario, che, se vi ricordate, quello che diceva all'inizio, quando un po' fingeva, perché magari sperava pure lui che la Juventus non facesse una stagione come questa, e diceva l'importante per noi sarà essere lì pronti a partecipare alla volata finale. Ecco, la Roma la volata finale la farà, però a questo punto, sai, non dipende se quello davanti non molla, anche che magari per l'ultima pedalata per un millimetro arriva prima al photo finish, e la gara la vincerà chi sta davanti. Questo adesso è evidente, è inevitabile, insomma. E non c'è dubbio. Stefano, la rivolgiamo anche a te dunque questa domanda. Al di là dei punti, abbiamo cercato di coinvolgere gli ascoltatori, chiedendo loro cosa si aspettano dalla Roma in questo finale, cosa vorrebbero vedere. Chiaro che vorremmo vedere tutti 21 punti, no? Certo. Evidente. Però, siccome non esistono le vittorie morali, esistono le vittorie, e la Roma rischia di non vincere, dopo questo cammino sontuoso della stagione che si avvia alla conclusione, però secondo me qualcosa si può ancora chiedere. La Roma è a 5 vittorie consecutive, potrebbe eguagliare, superare, non lo so, forse come il cammino iniziale, quelle 10 vittorie consecutive che ha fatto quei 30 punti. Beh, che veramente ci hanno fatto perdere il contatto con la realtà. Sì, sognavamo veramente a occhi aperti, ma era più che legittimo. Devi chiedergli questo, devi chiedergli di provare a vincerle tutte, non si può chiedere altro. La Roma, del resto, se ci pensiamo, sta raggiungendo un risultato pazzesco. L'ingresso diretto in Champions League non è uno scherzo quest'anno ci sono i mondiali, e saranno cavoli per chi dovrà cominciare a giocare. Chi ad agosto dovrà già essere in condizione, con la squadra già fatta, già pronta, con i giocatori che rientreranno chissà quando, in quali condizioni,
per andarsi a giocare. Vediamo negli altri campionati, ci vengono i brividi al pensiero di quello che può succedere, gli incroci che ci possono essere, che ci sono squadre che rischiano di fare la cosa. Cioè, l'Arsenal potrebbe essere una squadra che fa il turno preliminare, e come l'Arsenal ce ne sono altre, ci sono squadre tedesche, ci sono squadre che stanno spagnole, che in qualche modo potrebbero, no? Se ti inventi un altro Atletico di Madrid, magari tra quelle che quest'anno arriveranno intorno al quarto e al quinto posto, c'è la possibilità. Qui abbiamo sempre qualche sceicco in agguato che magari si compra una squadra e costruisce, magari parte dal basso, per cui quello è già un risultato straordinario. È chiaro che se provi a vincerle tutte, poi magari ti diverti, perché probabilmente la Juventus che abbiamo visto, salvo appunto miracoli alla De Marco, alla Gervasoni, altri fenomeni che conosciamo, è difficile che le vinca tutte, quindi il margine è molto buono, perché 8 punti sono tanti, poi sono 9 considerando il risultato purtroppo dell'andata, però insomma, ecco, la Juve sicuramente non le vince tutte. La Roma non lo so, ecco, sarebbe un'impresa pazzesca, però ecco, già provarci, questo possiamo chiedere, e comunque ricordandoci sempre che il secondo posto quest'anno significa vale più degli altri anni, perché quando ti manca tanto l'Europa accetti tranquillamente anche il terzo, no? Ma quest'anno è veramente complicato, io capisco il dramma del Napoli, dramma sportivo ovviamente. Perché non sarà una passeggiata di salute. Anche per la programmazione, Stefano, perché poi tra poco ci salutiamo, la possibilità per la Roma, da adesso in poi, al di là di quella che è la fascinazione di poter immaginare la rimonta, ora si può programmare in tutto e per tutto la stagione, sapendo che la Roma arriverà seconda e sapendo che il prossimo anno parteciperà a quello che, visto pure le partite di ieri, sembra essere proprio un altro sport che ti succhia energie fisiche, mentali. Quindi anche per confermarti a certi livelli in campionato, e chiaramente sarai là. Saliranno anche le pretese da parte della piazza nei confronti di questa squadra che aveva poche aspettative a inizio stagione per la Champions League. Bisogna attrezzarsi bene. Detto che puoi sempre sbagliare, poi questa è una, per carità, certo. È una gestione che quest'anno ha seccato tutto, ma insomma negli altri due anni ha sbagliato tanto. Io so per certo, insomma, ecco perché me l'hanno proprio detto in queste ore, insomma, che stanno facendo degli sforzi pazzeschi per costruire una squadra straordinaria. Cioè, questa è una cosa, questa è l'intenzione, sono mesi che lavorano, è evidente che, come hai detto giustamente te, a questo punto della stagione, con questi margini, la società potrà operare con altra serenità e con un'altra determinazione, chiudendo quelle due o tre trattative che io credo che siano già sono solamente affari spenti, non so nomi, non so nulla, posso immaginare quali sono i ruoli, ma quello lo può immaginare anche il tifoso al bar, è troppo semplice, ecco. Però so per certo che loro sono convinti di aver messo in cantiere una squadra formidabile. Stefano, l'appuntamento con te nel pomeriggio, noi ci ritroviamo domani mattina, grazie, buona giornata. Ciao Stefano, grazie. A voi un abbraccio.